Io lo sento. Non credo a nulla che io non possa vedere o toccare con mano. Noi non vogliamo disturbare né dare fastidio. Vogliamo solamente interagire con voi se ci date la possibilità di farlo. Proviamo a fare l'esperimento della torcia? Sì. Prego. Ok. Prova a metterci anche vicino al K2. Sì. Tengo angolato così riusciamo a vedere meglio, okay, se c'è la variazione. Sì, riesci a vedere meglio la luce. Così o così? Me lo metto a favore di telecamera, okay, ovviamente. Okay. Così va benissimo. Ok. E qui togliamo il net shot. Ok. Prendi energia dalla luce. Abbassa di intensità la torcia. Ti piace questa luce? Vero? Bravissimo, bravo. Molto bene. Puoi anche spegnerla se vuoi, eh? Non c'è problema se la spegni, anzi, fai un piacere se la fai. Prendi l'energia dalla luce. Preferisci una candela piuttosto che questa torcia? Attraverso la luce. Bravo. Puoi fare anche un rumore se preferisci. Va bene la luce, si vede che per te è più semplice.
Si sta caricando bene bene. Innanzitutto ti ringrazio perché stai rispondendo alle nostre domande e stai interagendo con noi, e già questo per noi è importante. Porca puttana! No, ma puoi dirlo benissimo. Non mi è venuto le bocche. Cioè, vabbè, no, non... Guarda caso adesso l'ha proprio assorbita quasi del tutto la... Ecco! Cazzo! Pazzesco! Allora non ce n'era... Ok, va bene. No, dai. Mezzanotte, un minuto. Saliamo nel quarto superiore del castello con me, Sibilla e Deborah, che hanno rispettivamente il K2, il registratore, un rilevatore di infrasuoni e la termocamera. Come sei bloccata? Udite, che succedono cose strane. Qua. Sei bloccata così? Sì. Con una foto che ho scattato. No, non fa niente. Neanche più. Spegnila. Non so, la spengo e la accendo. Già questa è una domanda importante. Eh sì. Questo si è acceso, quindi quello si è acceso. Ma io mi sento attirata da quella scala. Si va da qualche parte o finisci lì? Sì, non si va. Si va nella vecchia parte del castello. Ci hanno raccontato oggi che secondo le guide del castello era una vecchia cappella questa. Qua magari lo mettevano il calice con poi prima tutto il calice con le ostie, probabile. Probabile. Infatti anche il soffitto richiama una cappella. Uno. Beh, prova a fare una cosa, Deb, metti il rilevatore di infrasuoni lì. Ok. E proviamo a fare delle sessioni VP qui. Ok. Cioè, nel frattempo scatta delle foto. La termocamera. Sì. Sibilla, le sessioni VP sono delle domande in attesa di risposte che ovviamente non sentiremo ad orecchio nudo, però puoi richiedere dei rumori, puoi fare delle domande in generale,
puoi fare quello e che può vuoi. Può essere che alla richiesta ti fanno, comunicano con te accendendo il K2. Ok, quindi ecco cosa che è appena successo. Cosa che è appena successa, quindi forse ci hanno spiegato. Il K2 lo devi tenere sempre, sempre basso. Tenere perché... basso a portata di... basso inclinato, ecco così. Così, esatto. C'è qualcuno, io lo sento dietro di me, perché ho tutti i brividi sulla schiena e sulla parte inferiore delle gambe. Volete parlare con noi? Parlare con noi? Arriverà. Questo è il messaggio, arriverà. Arriverà cosa? Calmi. E la porta?